Vangelo di oggi, mercoledì 23 novembre, in realtà apparentemente non è poi così confortante. Ascolteremo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. E ancora peggio, sarete traditi dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. Ma dov'è la consolazione in questo Vangelo? Nella promessa di Gesù. Nemmeno un capello del vostro capo perirà. E poi a noi la richiesta di un impegno. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Ascoltiamolo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e a governatori a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Io partirei proprio da quest'ultima espressione: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Oggi l'uomo pensa che tutto sia corpo, solo materia, solo visibile, solo carne, solo terra. Gesù parla di salvezza dell'anima. Quanto noi lavoriamo per salvare la nostra anima. Perché è la nostra anima che portiamo in paradiso. Carissimi, chi non sceglierà Cristo non sarà mai dalla nostra parte. Chi non sceglierà il Vangelo non sarà mai con noi. Chi non sceglierà la verità portata da Gesù Signore non sarà mai realmente nostro amico. Se noi vivremo in tante scarpe, in tante storie, in tante situazioni, e allora potremo avere amici a livello umano, potremmo avere favori, ma se noi scegliamo davvero la parola di Dio, non avremo mai l'umana amicizia, avremo solo ciò che il Signore permetterà. E se permetterà che un uomo ci aiuti, saremo aiutati. Se permetterà che un uomo ci spiani la strada, questa strada ci sarà spianata. Ma non illudetevi, l'uomo senza Dio non sta dalla parte di coloro che camminano con il Signore. Voi perseverate e non preoccupatevi degli altri, preoccupatevi di voi stessi e della vostra anima e soprattutto di seguire il Signore.